Era comparso così, improvvisamente, misteriosamente, inatteso, una figura umanoide seduto sulla croce metallica che sormonta la torre medievale che domina Arcugnano. La sua apparizione, senza annunci né rivendicazioni, aveva destato immediatamente sorpreso e sconcerto in paese. I residenti in questo mese si sono sentiti scrutare, osservare, da questo visitatore chiamato da molti Angelo Bianco, che in qualche modo incarna una figura protettiva che poteva ricordare l'angelo Damien del film Cielo sopra Berlino di Wenders. In realtà il suo sguardo andava oltre, verso il lago di Fimon, dove ieri è comparso un suo gemello. È un gemello, senz'altro, l'angelo bianco che era comparso sulla croce della torre, ha un gemello all'interno del lago. È una, possiamo dire, gradita sorpresa, nel senso che abbiamo un artista che si sta veramente sbizzarrendo nel nostro territorio, e questo ci fa anche piacere. Noi ieri eravamo dentro il lago di Fimon con la barca, l'abbiamo visto, l'abbiamo controllato, abbiamo visto che è ancorato tramite un braccio e c'è un peso sul fondo. Non abbiamo toccato nulla perché abbiamo capito da che parte sta arrivando la storia. Quindi l'ha fatto prima sul monte, adesso lo fanno sul lago. Sarebbe bello capire chi è questa persona che sta giocando, secondo me. È importante parlare del lago di Fimon. È un bel po' che se ne parla, anche per il piano faunistico venatorio che è stato ampiamente parlato, e si continua a parlarne, quindi è anche un richiamo turistico in fondo, quindi va bene alla fine. Questa volta il mistero si infittisce, oltre alla presenza anche un messaggio, sulla schiena un passaggio della canzone di Morgan Altrove. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose e dalle posizioni, c'è scritto. Parole enigmatiche che suggeriscono infinite interpretazioni. Il mistero continua.